90 anni della Coppa Acerbo, un anniversario importante per la storia di Pescara. Antonio Blasioli, presidente del Consiglio Comunale, oggi c'è questo incontro dibattito qui in Comune per ricordare, insomma, questa che è stata una manifestazione storica per la città di Pescara e che ha fatto la storia dell'automobilismo mondiale. Ha fatto la storia dell'automobilismo mondiale, ma anche la storia di Pescara. Tutti devono sapere che la prima corsa della Coppa Acerbo si è tenuta a Pescara nel 1924, quindi a Castellammare in realtà, perché Pescara e Castellammare poi si unirono nel 1927, quindi sostanzialmente la Coppa Acerbo aiutò anche questa unificazione delle due città. Ed era una corsa che portava sul proprio circuito circa 200.000 persone, pari al doppio delle persone di Pescara, Cappelle, Montesilvano e Spoltore. Ecco, questo per capire quanto una città piccola è riuscita a fare tanto con questa manifestazione, che è una manifestazione leggendaria, riconosciuta come tale nel circuito, in tutti gli ambienti automobilistici d'Italia e del mondo, poco conosciuta purtroppo a Pescara, e oggi noi ci sforziamo di ricordare un po' la memoria e l'identità di Pescara ricordandone in questi 90 anni la Coppa Acerbo. Coppa Acerbo che ci ha dato anche dei Guinness, dei primati non indifferenti, perché non tutti sanno, per esempio, che la Coppa Acerbo nel 1957 è stata Gran Premio di Formula 1, grazie al ritiro del Gran Premio di Svezia. Ed è stato il percorso, quindi diciamo la pista, più lunga mai corsa in una Formula 1, più di 25 km. Questo è un piccolo record, ma ce ne sono tanti altri che noi oggi affrontiamo in questo incontro dibattito, ma che ripercorreremo anche con un bel video della Soprintendenza dei Beni Archivistici il 22 di agosto all'Aurum alle 21.15 nell'ambito di Musicarte nel Parco di Maria Gabriella Castiglione. In quell'occasione ci sarà anche Anna Fangio, la nipote di Juan Manuel Fangio, e forse anche altri ospiti. E poi abbiamo un grande sogno, quello di poter riportare le macchine il 10 di ottobre in occasione della festa di San Cettio sul proprio percorso, cioè il percorso originale della Coppa Acerbo. Ecco, noi ce la metteremo tutte e speriamo di farcela. Blasioli, è utopia pensare ad un ritorno, ovviamente in chiave diversa, della Coppa Acerbo a Pescara, come rievocazione di autostorica o qualcosa del genere? Ecco, come tributo ci stiamo lavorando per il 10 ottobre, come corsa penso che sia un'utopia perché non ci sono più le condizioni di sicurezza dopo il 1961, insomma è molto difficile farlo, anche perché la Coppa Acerbo è l'unico percorso su strada comune, cioè una strada dove percorrevano tranquillamente le auto di una normale città non adattata, quindi con nessuno stravolgimento. Questo oggi penso che a Pescara non si potrà riavere più, però ricordare questa festa, questa manifestazione è sicuramente importante per la nostra città e per tantissimi nostri giovani.